A Betlemme, nella più estrema povertà, la nascita del Signore Gesù. Sottenendo a Dio e poi Eva tentò l'uomo a fare la sua terra. L'uomo si rivelò a volte la comunione con Dio e di conseguenza gli altri, insidiare gli altri fino a uccidere. E così il sangue uccide. Caino uccise Abele e poi il popolo contro altri popoli. Ma il Signore aveva promesso il Salvatore. Quando Dio ha potuto proseguire il suo progetto di salvezza, tra questi i profeti, Abramo, patriarca, Mosè, la legge, e Elia, incontro con Dio. Quest'anno Abramo si è fidato totalmente di dare perfino il figlio Isacco pur di obbedire a Dio. Mosè, pastore del popolo di Israele che era schiavo in Egitto e al culmine del cammino della sua esperienza con Dio sul monte Sinai, Elia, grande profeta, è stato sempre a rischio la propria vita con i dominatori del tempo. A lui dice, Elia, 40 giorni fino a raggiungere il monte Ore voluto da Dio. Nella pienezza dei tempi avvenne così l'annunciazione.
ed è il cielo, la notte del mondo. Ci prepariamo ad accogliere Gesù nel nostro corpo e vogliamo che ciò avvenga liberandoci da tutti i peccati che vogliamo fare del Signore Dio, affidandoci alla sua infinita misericordia. Riconosciamo quindi i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente, gioiscono davanti a te come si gioisce un siete e come
consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine. Sul trono di Davide e su tutto il suo regno, che gli viene così da rafforzare con il diritto alla giustizia, ora per sé. Questo farà forza del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti, dare la sua gloria, a tutti i popoli, dite le meraviglie. E a casa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare le pietà di Zenda e a vivere in questo mondo con sobrietà, con fiducia e con pietà, nell'attesa della beata e della manifestazione della gloria del nostro Gesù, Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per scattarci dalla comunità e formare un popolo puro che appartenga, pieno di opere di cuore. Parola di Dio. Grazie a Dio. Quanto Anno Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche il re della Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città d'Anna, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa della famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo porse in gioia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni. L'annuncio di questa notte è nato per voi un bambino. Andate, il segno è troverete un bambino avvolto in fascia che piace nella mangiatoia. Il timore è contatto col divino e la prima risposta ha avuto il timore, paura, perché hanno compreso che erano in contatto sopra la natura. Ma la risposta
grande, non abbiate paura, non temete. Ecco, tanti sono stati a contatto con questa grandiosa realtà della nascita di Gesù. Però c'è chi ha avuto timore del soprannaturale, come pastore, come sono semplici, già la Vergine Maria, all'annuncio dell'estate la madre di Gesù, ebbe timore, rimase turbata, e la risposta dell'angelo: non avere paura, non temere, hai trovato grazia nel suo Dio. Questa parola di avere paura e di temere si trova spesso nella Bibbia, già la prima pagina della Bibbia. Adamo, perché ti nascondi? Perché hai paura? Hai forse peccato? Ecco, c'è il timore, come quello della Maria e dei pastori, che è un timore santo. Ecco, siamo a contatto con Dio, con il soprannaturale. C'è il timore invece che è rimosso per avere peccato. E un po' tutti noi possiamo essere presi a questo timore. E allora Gesù è venuto per questo motivo, per liberarci dalla paura e per liberarci dalla causa delle paure, che è il peccato. Liberarci dalla causa del morso, che sono le cose sbagliate che facciamo, che prima o dopo ritornano e ci opprimono e ci tolgono la base e ci fanno avere paura. Gesù dice: sono venuto nel mondo non per condannarvi, non per giudicarvi, ma per salvarvi. Il desiderio di fare che nessuno vada perduto. E allora questo ci riempie di serenità e di gioia, di quella gloria che ha formato il cuore dei pastori, della Vergine Maria. Quella gioia che ha colmato il cuore di tutti coloro che nella semplicità hanno potuto incontrare Gesù. Ecco, c'è pure lo storico di questi personaggi che hanno avuto a che fare con Gesù. C'è pure Erode, ha avuto timore, ma di che cosa? Che Gesù gli scompigliasse i suoi piani. E lui temeva per il suo regno, di perdere il regno. Ecco, tutti siamo chiamati ad incontrare Gesù, ma se noi abbiamo paura che in qualche modo dobbiamo rinunciare a qualche cosa, perdere qualche cosa, non possiamo incontrare noi, perché abbiamo proprio una preoccupazione che Gesù sia un guastafeste, che Gesù ci dice: tu non ti puoi divertire, tu non puoi fare quello che vuoi. E allora non si vuole incontrare Gesù. Invece Gesù è venuto per darci la vera gioia, per darci quella pace che nessuno può dare se non Dio. E chi riceve questa gioia e questa pace diventa a sua volta un angelo del Signore, un angelo del Signore, perché diventa a sua volta un messaggero di salvezza. Tutti noi siamo chiamati ad essere questi angeli di Dio per i nostri fratelli, diventando i custodi dei fratelli e i messaggeri di pace e di gioia. Tutti voi, carissimi fratelli, che tanto di poter essere questi angeli di Dio nel mondo. Nella casa, nella famiglia, definita per antica espressione, la mamma, l'angelo della casa. L'angelo proprio perché trasmette la pace di Gesù, trasmette l'amore di Gesù,
porta questo messaggio, la prima che porta con di gioia questo figliolo, essendo donna ed essendo anche per natura più unita alla creatura che viene al mondo. Ecco, ma tutti noi siamo chiamati ad essere nel mondo questi capo di Cristo, questi messaggeri di amore. E allora auguro a tutti un Natale che vi faccia sentire scelti da Dio per accogliere la tua Padre, accogliere il suo viso, ma nello stesso tempo liberati per liberare. Liberati da tante oppressioni per liberare i fratelli, che tante volte si rimane prigionieri di cose che ti fanno perdere la pace, però non sono cose essenziali. Ho incontrato un giorno una persona che diceva: io ringrazio Dio per tutto, e ringrazio anche la malattia che ho, che attraverso questa malattia ho capito quali sono i valori, quali sono le cose importanti. A certe cose non ci penso più ad avvertirmi, a fare così davanti agli altri per ricevere gli odi del mio vestito, del mio abbigliamento. Queste cose per me sono finite. Io ormai vado alle cose, perché ogni giorno che sono nel mondo ringrazio Dio del nuovo giorno che mi concede di vivere. E lo voglio vivere bene il giorno, lo voglio vivere impegnato. Voglio fare bene, voglio parlare a tutti di Gesù, del suo amore, della sua gioia, della sua pace. Ecco, anche noi andiamo alle cose sostanziali del mondo. Sì, diamoci da fare e anche i momenti difficili che abbiamo. Ma se abbiamo fede in Gesù, che lui viene, ognuno di noi può dire: ma mi darà lavoro, Signore, mi darà i soldi per vivere. Perché noi pensiamo sempre alle risposte immediate e a quello che ci c'è concretamente. Gesù va molto al di là, Gesù ci riempie il cuore, il pane che nessuno ci può togliere, neanche la crisi, neanche la mancanza di cose che ci sembra in quel momento essenziale, e che se ci affidiamo a Dio tutto si può risolvere, ragionando non più nel modo umano, ma nel modo divino, nel modo con cui Gesù ha ragionato, perché ci ha amato con modo straordinario fino a dare tutto per noi. Così quanto delle cose non sarebbe in dolore, senza niente, senza nemmeno i desideri, ha fatto tutto, perché l'amore è donare senza pensare a sé. E se ci fosse veramente questo amore di Gesù, realmente i problemi si potrebbero superare, perché la parola nuova è dare. Pensare da te, seguire le necessità degli altri come le nostre necessità. Vogliamo così accostarci tutti a Gesù. Gesù è il bambino che non fa paura a nessuno. Nessun bambino fa paura. Gesù, per incontrarci, ha scelto la strada nella massima umiltà e semplicità. Chi teme un bambino che nasce? Nessuno. Dicevo proprio anche la nostra Stato, bella, buona, sana, è proprio nell'atteggiamento di dare il bambino. Ecco, come una vicina che va a trovare, dice: tienilo tu, questo atteggiamento, tienilo un attimo. Ricordo a proposito un aneddoto di tanti che andarono a trovare
Gesù e Maria portando tanti doni, e con le mani piene. Ma c'era una persona che non portava niente, non aveva niente, non aveva portato, e quindi andò così, disse, io non ho niente da offrirti, offro la mia persona, offro me stesso. E in quel momento si dice la Vergine Maria doveva un po' spostarsi, dare un po' scorta a tutti, disse, senti, io sei con le mani libere, tieni il bambino. Ecco, si può ricevere Dio da me stesso, non per forza dobbiamo portare doni al Signore, che tutto quello che abbiamo è suo, ma da me stesso, e commettiamo a sua disposizione la nostra volontà, poi direbbe che voi o Gesù, e questo è il dono più grande, e questa è una cosa sempre che distaccate da noi, ma dare la nostra volontà al Signore, che Lui di noi possa fare quello che vuole, possa agire come vuole, il dono più grande che si può fare a Dio. Ma oltre alla volontà, diamo a Gesù il nostro cuore. Riempilo tu, oh Signore, il mio cuore con la tua grazia. Riempilo tu, oh Signore, con il tuo amore. E io auguro a tutti di avere il nostro cuore colmo di gratitudine. Chi ha il cuore con gratitudine è felice. Perché non c'entra più nel suo cuore niente di male, non ci può entrare perché è già pieno. Non ci può entrare il sentimento di invidia, di gelosia, di odio, è il cuore colmo. Ecco, avere il cuore colmo di gratitudine verso Dio, che diventa un cuore colmo di gratitudine verso il fratello. Chi vuole incontrare Gesù deve poter sapere incontrare il fratello. Questo è l'ultimo costante di ricordare. Io voglio incontrare Gesù, il mio cuore deve essere aperto a tutti, anche a quello che ti sembra antipatico, anche a quello che ti ha fatto il male, anche a quello che ti ha rinito nel favore che tu gli hai chiesto, il tuo cuore deve essere aperto a tutti. E quando noi facciamo la comunione, diciamo al sacerdote, che dice il corpo di Cristo, noi diciamo amen, amen, significa vieni dentro di me, oh Dio, oh Gesù, vieni tutto intero significa il corpo reale di Gesù e il corpo mistico di Gesù, che siamo tutti, ma uno non può accogliere solo una parte di Gesù, lasciando la parte parte del suo corpo, accogliamo tutto Gesù. San Francesco diceva, se tu odi qualcuno e fai la comunione, tu stai dando a Gesù un bacio sulla fronte, ma con le scarpe giodate gli stai prestati, perché qualche membro del suo corpo tu non accetti, ma tu presti i piedi a Gesù, come Gesù ha detto a San Paolo che ti chiedeva, ma chi sono i cristiani che io perseguo? Sono io, sono io. Tu persegui tu cristiano, persegui di me. Quindi io vi auguro che tanto quest'anno possa aprire a tutti noi altri orizzonti, amore verso tutti, di gioia nell'accogliere la vita e di viverla intensamente. E vorrei ricordare tutti i nostri fratelli lontani. Come sono venuti, ma la maggior parte possono venire sia in estate sia in inverno, e la maggior parte ancora non possono venire, chissà da quanti anni, troppi, né d'estate né d'inverno. Però sono venuti al nostro paesetto, e quando arriva la lettera del mese, che arriva a 300 persone, qualcuno si decorre e dice, io quando vedo la lettera, e rossa, o gialla, io già piango, perché arriva parte del mio paese. Ecco, sono tanti fratelli emigranti che dovunque si trovano hanno proseguito le tradizioni del paesetto di origine europea
e che per Natale in modo particolare si riuniscono e lodano il Signore Gesù che è, come si riuniscono per le feste di al Santissimo Cristo d'Aviano. E amano fare i luoghi dove sono stati da fanciulli, la scuola che hanno frequentato, gli amici, le persone care, quelle che non ci sono più, ecco, li ricordano ancora particolarmente, perché si sentono legati, poiché questo messaggio arriverà anche loro, così come lo stiamo vivendo noi, di carissimi fratelli che siete lontani. Non sentitevi mai lontani da noi, perché noi vi pensiamo tanto, e sempre. Non sentitevi mai lontani da Dio, se sono vista la pietà, e sempre dove siete voi, prima di voi arriva Lui, che ti ha dato la strada, e vi segue, e è con voi in ogni momento della vostra esistenza. Noi tutti di Ucria, spesso abbiamo per voi sentimenti di commozione, preghiamo il Signore perché siate sempre sereni e gioiosi. E per dovunque vi troviate, possiate essere ben accolti, stimati, rispettati, benvoluti. E così, carissimo Chiesi, facciamo noi con quelli che vengono da noi. Quello che vogliamo per i nostri cari, facciamolo per le persone che vengono da noi. Perché tutti abbiamo un cuore, tutti abbiamo il desiderio di essere amati. E che il Signore possa essere per tutti quel Dio che noi cerchiamo, per Dio che ci fa sentire la sua presenza amorosa e affettuosa. A voi, Signore, vorrei chiedervi, siate di essere cristiani, non vi vergogna di dimostrarvi cristiani dovunque siete, e vi chiedo proprio di unirvi a Gesù nelle vite, quanto prima, tutti quanti, perché Gesù è la cosa. Gesù venne su questa terra per essere con noi, per essere nostro Signore, per essere nostro fratello, per essere il delizioso per il quale vale la pena vivere ogni momento e alla fine, pure di noi. Luce, gioia, forza, per Cristo nostro Signore.
dentro a Dio, Padre onnipotente. Accetta, o Padre, la nostra offerta in questa notte di luce e per questo misterioso scambio di dono trasformaci nel Cristo tuo che ha innalzato l'uomo a casa te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con noi. Tirando i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E la mente colta, buona e giusta, nostro dovere e fonte di sapienza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre, Dio onnipotente ed eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la gioia del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all'amore delle realità invisibili e noi, uniti agli angeli canti, ai troni e alle dominazioni, alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voci incessanti l'inno della tua gloria. Presenti, dei quali ci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di loro e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo eterno, per ottenere a sé e a tutti i loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. La unione con il comunione. Accetta con benevolenza, oh Signore, l'offerta che ti presentiamo, noi, i tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi la tua pace ai nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nei greci che direi. Santifica, oh Dio, questa offerta con la potenza della tua sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani tante e venerate e alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie,
con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Il popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione e la risurrezione dei nostri, e della gloriosa ascensione al cielo per Cristo tuo Figlio e il nostro Signore. E offriamo la tua maestà divina ai doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgita aperta e col quarto sereno e benigno, come hai dovuto accettare i doni che a te è giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre, a te, e l'operazione pure santa di Melchisede, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata dal Padre del cielo, davanti a te, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando il Santo Mistero del corpo e santo di tuo Figlio, scende la benedizione di grazia e benedizione di te. Ricordati, oh Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della pelle e dormono con il sonno della pace. Dona loro, oh Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, oh Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Danilo, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Adele e Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi, ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri beni, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, che è il santissimo sempre, fai vivere benefici e doni al mondo ogni tempo. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre, onnipotente, e l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli e secoli. Amen. Ci rivolgiamo al Padre con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Gesù venne su questa terra, ci ha insegnato a pregare. Quando è stato chiesto di una preghiera che esprimesse il senso profondo del rapporto con Dio, Gesù disse: quando pregate, Dio. E chi ama in verità, lode, onore e gloria a te, Signore, fa che venga il regno tuo d'amore. Thank you.
salvi accanto e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore, chiedete a quegli apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua vita, e donala e dare pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli del secolo. La pace del Signore sia sempre con voi.
Siamo convocati a celebrare nella gioia la nascita del Redentore, fa che testimoniamo nella vita l'annunzio della salvezza per giungere alla gloria del cielo per Cristo nostro Signore. La conclusione di questa celebrazione è dolce ringraziare tutti perché siete qui. Perché siete qui con tanta fede e con tanto amore verso Gesù. Un particolare ringraziamento al Padre Nunzio che viene con piacere nella nostra comunità e si è messo a disposizione per confessare. Domani celebra la Santa Messa qui per noi e con noi. Ecco, il Signore possa dare anche a lui tutte le grazie che lui desidera, e così anche a voi, quante grazie desiderate, che il Signore ve le possa concedere. Ringraziamento a quelli che hanno fatto il presente, è molto bello, dà un segno, ecco l'Eucaristia che domina soprattutto, e Gesù che è vivo e presente in mezzo a noi, e poi il mondo, e la ruota proprio sul mondo, venne per tutti il Signore, e poi tante strade nel mondo. Ricchezza, povertà, famiglia, guerra, ci sono bene e male. Gesù venne per trasformare tutto in bene, il bene in meglio. Ecco, anche noi siamo in qualche strada questa. Se non lo sa nessuno, Dio lo sa, eppure voi, eppure noi. Allora siamo in qualche strada sbagliata, mettiamoci sulla strada giusta per incontrare Gesù. E un ringraziamento al coro per lo chiamo. Avete sentito come hanno cantato con tanto calore, con tanto amore, con tanta festa e fede. E con canti belli. E ogni cosa ci vuole un bene, un sacrificio, notate. E ringraziamo, preghiamo per loro perché abbiano un avvenire sereno e sicuro. E a tutti voi grazie, che Dio vi benedica, vi protegga, vi sostenga, vi custodisca in ogni momento. Il Signore sia con voi. Dio, che nella nascita del Cristo suo figlio ha inondato di luce questa notte santissima, allontani da voi tempi del male e vi illumini con la luce del bene. Amen. Potete gridare forte, non siete paura, quando dico zitto, zitto, quando dovete parlare, potete parlare. Questo è un grido. Amen. Significa Signore, sì, voglio la tua grazia. Amen. Ti desidero. Dio, che il suo figlio fatto uomo, ha congiunto la terra al cielo, vi riempia della sua pace e del suo amore. Dio che mandò gli angeli a recare ai pastori il lieto annuncio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Vediamoci spesso. Pensiamo alla prossima notte, vediamoci sempre. La messa è finita, andate in pace. Grazie.
sugli alberi sento le voci di questi mille anni che stanno andando via. Ho bisogno di una magia, ho bisogno di una magia. Stasera, diciamo. Ah no, lo vediamo.